con tanta voglia di lavorare, di far bene. Io anche sono stramotivato, insomma, di giocare per la Ternana quest'anno, perché comunque cambiare Serie B è molto bello. L'anno scorso sto fortunato, è una squadra che l'ha vinto. E insomma, quest'anno appunto sono qui anche per cercare un po' di minutaggi in più. Penso che sia la piazza giusta. Ho visto, insomma, la società mi ha cercato, mi voleva veramente, insomma, qui. Anche il mister è contento del mio arrivo, quindi penso sia la scelta giusta e insomma sono qui. Il patto con Pokeshi, com'è stato? Ma io bene, nel senso, ho visto che è un mister che ci tiene molto alla fase offensiva per i due allenamenti che ho visto fino adesso, eh. Quindi penso sia, cioè, anche per il mio ruolo un bene. Comunque sia, e niente, insomma, adesso abbiamo ancora un po' di tempo di lavorare prima che inizi il campionato e dopo inizieremo a capire bene cosa vuole il mister e cercare di trovare in campo quello che ci chiede. Assolutamente, per un attaccante, no, è importante il curriculum, cioè nel senso vai a vedere la carriera, vedi i gol, da lì uno ha un po' l'impressione di quello che è l'attaccante che deve far gol, non quello magari di movimento, ma quello che deve far gol. Credo che le cifre per Mattia Finotto parlino chiare, nel senso 22 reti se non vado errato con San Bonifacese e Monza, in Lega Pro. E 20 reti in 3 anni credo con la spalla, di cui 2 l'anno scorso, in cui avevi direi un po' mostri sacri davanti, no? Floccari, Antenucci. Quanto è stato difficile, insomma, per te l'anno scorso, e se questo curriculum, voglio dire, è avvalorato un po' da quella che è stata la tua esperienza a Ferrara. No, diciamo che l'anno scorso sì, vabbè, avevo davanti a me giocatori che comunque hanno fatto benissimo, ogni volta che giocavano facevano sempre bene, facevano sempre gol, quindi di sicuro non è stato facilissimo per me avere continuità, ecco. Però comunque diciamo che l'anno scorso le occasioni comunque le ho avute, magari tante volte non sono stato preciso o mi è mancata un po' di lucidità sto porta, però effettivamente anche se non ho giocato tantissimo avrei potuto fare un po' più gol, ecco. Cosa che insomma, magari avendo più continuità, avendo un po' più di sicurezza, uno penso anch'io riesco a fare, insomma, ecco. Quali sono le tue caratteristiche di chi non ti Non sono la conosce? prima punta classica, anzi mi piace andare sullo spazio, in profondità. Su un 4-3-3 posso giocare anche a sinistra, per dire, o a destra. E gli ultimi 2 o 3 anni comunque abbiamo sempre giocato a due in attacco, quindi ho fatto la seconda punta. E niente, mi piace muovere, mi piace andare in profondità più che essere statico, insomma, ecco. Per quanto riguarda le caratteristiche, siete un po' simili, Sì, perché anche te non è che puoi anch'io, fare tutti e 3 i ruoli nel tridente sì, sono offensivo. più anch'io non come lui, la classica punta che fa sponde, così mi piace anche a me andare più in profondità verso la porta Quindi comunque. l'unica soluzione in cui potreste giocare insieme è 4-3-3, una a destra e una a sinistra, ad Sì. esempio. Bah, nel senso, non è Sì, detto, alla dai. fine il ruolo è sempre comunque svaria comunque sull'attacco, quindi essendo due giocatori magari di movimento, comunque gli spazi si trovano. Qualsiasi ruolo, secondo Ecco, De Leonardo, oltre l'esperienza, ecco, l'esperienza Gubbio l'anno scorso, quest'anno sei sempre in Umbria, a me. Terni, Certo, sì. comunque ecco, però un'altra piazza come dicevamo Certo. prima. Che bagaglio ti porti dall'esperienza passata? Ma sicuramente mi ha aiutato molto perché io era il primo anno che comunque vedevo il professionismo vero. Comunque ero uscito dalla primavera l'anno prima e sono approdato subito in Lega Pro. E comunque anche a livello fisico è stato molto importante confrontarmi con queste realtà e approdare dove ora sono per potermela giocare al meglio, sicuramente. Finotto 13 presenze con la SPAL, poi altre, diciamo, entrate in corso d'opera durante le partite. Però, diciamo, nelle partite che abbiamo visto su Sky hai avuto molte occasioni, quindi si tratta, diciamo, di essere più cinico davanti alla rete, ma per il resto, insomma, abbiamo visto buona propensione in attacco. Stessa cosa dicasi per Candellone, che abbiamo visto l'anno scorso in Gubbio Ternana sotto la gestione tecnica qui di Cristian Panucci, giocatore che gioca molto bene la palla, che però ha nemmeno 20 anni, 20 anni se lo vediamo,
sì, a settembre, sì, sì. E che quindi dovrà solo, diciamo, cercare, certo, di essere più egoista sotto rete. Une, diciamo, delle ambizioni e delle caratteristiche consimili quasi, dai, o no? Penso di, anche, cioè, non abbiamo giocato molto insieme, comunque siamo arrivati da 2 giorni, quindi penso non ci conosciamo ancora benissimo, quindi bisognerà anche vedere bene tra le caratteristiche comunque per conoscerci meglio. Ecco, per quanto riguarda Mattia, diciamo che alla spalla come sta la trattativa per venire qui a Terni? Perché abbiamo saputo, insomma, che ci sono stati un po' di ritardi, visto, no, che è semplice a Ferrara per le punte montate. Quindi potevi arrivare prima? Sì, diciamo che è stata la mia volontà quella di venire qui, perché comunque anche alla Spal comunque avrebbe fatto piacere tenermi, chiaramente non come partivo, come riserva, insomma, però la mia volontà è quella di giocare. Mi hanno parlato molto bene di questa piazza qua, Mantenucci, penso che lo conoscete, lui subito mi ha detto vai. E quindi appena si è incastrato tutto sono venuto, insomma, subito. Sì, però voglio dire, centrale perlomeno ho visto un paio di allenamenti, non è che ti trovi male come punta centrale. Posso fare, diciamo, tutti i ruoli d'attacco, poi sono a completa disposizione del mister, dove mi vede meglio, dove c'è bisogno io gioco assolutamente. Dico solo che magari partendo più da seconda punta all'esterno posso più, che ne so, andare in profondità piuttosto che giocare di sponda. Quindi però sei uno che ama la profondità. Sì, preferisco sinceramente sì, però posso fare pure quello, insomma, non ci sono problemi. Candellone, anche per quanto riguarda te, all'inizio sembrava che potessi rimanere prima al Gubbio, perché no, il Gubbio, se non erro, l'aveva cercato nella prima fase del mercato, poi stavi praticamente firmando a Pordenone, questa è una domanda. La seconda è invece, comunque, la tua esperienza, diciamo, iniziale con la primavera di una società importante come il Torino, ecco, che cosa ti porti dietro dall'essere cresciuto in un settore giovanile, insomma, prestigioso di livello? Okay. Sì, mi aveva cercato, sì, sicuramente il Gubbio, però io avevo piacere di fare magari un gradino in più rispetto all'anno scorso, infatti sì, mi ha cercato anche il Pordenone, che faceva comunque una squadra importante per cercare di vincere la Lega Pro, e poi nelle ultime ore, quando sembrava fatta Pordenone, la Ternana mi ha cercato, mi ha voluto fortemente, quindi non ci ho pensato 2 volte di venire qua, sinceramente. Una domanda ad entrambi, qual è, come vi ha convinto la Ternana? Qual è l'obiettivo che il presidente Ranucci e il direttore sportivo hanno sottoposto? Ah, per quanto mi riguarda, diciamo che ogni giorno mi chiamavano a me, chiamavano il mio procuratore, quindi questa non è una cosa a poco, insomma, che mi volesse. Poi comunque è una piazza, una bellissima piazza, appunto. Io poi ho parlato, ho chiesto, chiaramente mi sono ben informato e tutti mi hanno parlato molto bene, insomma, penso che... Poi insomma c'è anche questa cosa della proprietà nuova che magari creava un po' di entusiasmo anche alla città, ai tifosi, così, quindi sta cosa mi ha ispirato e niente, sono venuto qui. Poi comunque, appunto, anche, insomma, perché il fatto che mi volessero, insomma, penso e spero, poi dipenderà anche da me, di poter giocare con più continuità, e quindi questa è una cosa che... La società che cosa vi ha detto? Dal punto di vista degli obiettivi proprio di questa stagione? Ma io sinceramente, sono 2 giorni, devo ancora parlare, non ho proprio parlato di obiettivi, però immagino che la maggior parte delle squadre di Serie B, a parte 2-3, puntano prima di tutto a salvarsi. Questa è una cosa, anche perché poi è molto equilibrato e tutto, quindi non si sa mai, ci sono sempre sorprese. E quindi sicuramente sarà quello di salvarsi, presumo, però non ho ancora parlato. Dopo si vedrà nel campionato, insomma. Domanda. Sì, anch'io comunque ho scelto subito di venire qua quando il direttore mi ha chiamato, perché comunque per me era importante venire in una piazza come Terni, comunque che si lavora bene, cioè comunque anche trovando un gruppo molto affiatato con i compagni, che mi ha stupito subito da molto, che comunque mi hanno fatto integrare subito velocemente. Infatti io penso di aver fatto la scelta più giusta per me e sono contento di essere qua. Candellone è appena ventenne, no? Sì, 20 anni a settembre. Sì.
trascorsi in una settore giovanile importantissimo, sì, quello della Torino, non solo adesso ma negli anni scorsi, sì, Torino di Vatta, due di troppo giovani, magari non ricordo. E poi questa presenza in Lega Pro con il Gubbio. Ora la Lega Pro, quali difficoltà hai trovato nel passaggio dalla primavera ad un campionato professionistico come la Lega Pro? E quali le difficoltà che pensi possa incontrare in un ulteriore passaggio, in un'ulteriore promozione in un torneo professionistico come quello di Serie B? Vabbè, venendo dalla primavera, comunque il livello fisico. Poi avevi fatto parecchie volte, altre cose. Sì, sì, tempo. Avevo giocato molto, sì, sì, poi avendo un mister bravo come Moreno Longo, che adesso sta a Frosinone, comunque qualcosa insegna sicuramente. E penso che lo step più importante da primavera a Lega Pro sia l'aspetto fisico, comunque, perché c'è gente molto fisica, è un campionato duro sotto l'aspetto prettamente fisico e sì, è di forza. E penso che qua in Serie B troverò magari maggior velocità di pensiero, penso, anche perché comunque sono giocatori forti, perché alla fine sono tutti giocatori tecnicamente forti che riescono a leggere bene le situazioni, e quindi penso che questo sia il divario tra Lega Pro, Serie B e come anche in Serie A. Più si va avanti, più la velocità di pensiero è elevata. Intanto lo conosce Cicastighi l'anno scorso, quando sei entrato in campo, se non vado errato. Avresti trovato una terrana in Lega Pro in quel caso. Infatti, fortunatamente poi è andato bene a tutti quanti, quindi meno male. Speriamo che quel gol che lì lo faccio quest'anno. Lo fai quest'anno. Sì, di sicuro questo stadio liberato e porta bene, quindi speriamo porti bene quest'anno. Ovviamente l'ultimo ricordo che hai di questo campo, no? È una sorta una grande festa generale, no? Perché da una parte la Ternana che festeggiava la salvezza, da una parte voi che festeggiavate la Serie A. Sì, sì, quindi, assolutamente, sì, sì, sì. Ok ragazzi, ci facciamo allenare. Grazie. Buon lavoro, Luca. Grazie. Un attimo la foto. Io sono lavato. Iniziamo subito la maglia sudata, è un buon segno. L'ha detto anche il presidente, voglio i giocatori che escono al campo con la maglia sudata.